Benvenuti amici, un saluto da Luigi Duchi. Oggi andremo a parlare di un dispositivo che non ha certo bisogno di presentazioni. Andremo a parlare appunto del Sonoff Basic, il dispositivo base di casa Etihad che permette di comandare qualsiasi cosa che ci abbiamo connesso tramite la loro applicazione WeLink. Questa piccolo switch, delle dimensioni veramente molto ridotte, sta nel palmo di una mano, viene alimentato a 220 e una volta attivato apre lo chiude lo switch e fa passare da 220 al carico che abbiamo collegato adesso. Vuoi una lampada, vuoi una presa comandata, vuoi quello che volete. Il dispositivo in questione si presenta con un pulsante fisico sopra il dispositivo. Una volta connesso la 220, se premiamo questo pulsante avremo la possibilità di accendere quello che vi è collegato. Se lo andremo a ripremere nuovamente, il dispositivo leverà l'alimentazione al carico che abbiamo collegato adesso. Come vi dicevo prima, questo dispositivo si associa all'applicazione WeLink, che a sua volta, una volta accoppiata al nostro account Google, permetterà i comandi vocali di accensione e spegnimento del dispositivo stesso. Come molti sanno, questo dispositivo presenta al suo interno un ESP8266, che non è altro che il chip che comanda questa scheda. Questo chip può essere riprogrammato con un firmware alternativo, come ad esempio Tasmota, ma dato che è un'operazione che non tutti sono disposti a fare in quanto perderebbero l'integrazione nativa con l'applicativo WeLink, e comunque per essere gestito poi dovrebbe essere integrato in un controller esterno come il nostro amato Home Assistant, molti preferiscono tenerlo con il loro firmware originale e utilizzare l'applicazione WeLink. Oggi andremo a vedere un particolare trick per permettere di utilizzare questo dispositivo con il suo firmware originale, ma collegato al nostro impianto. Andremo infatti a saldare due fili sul pulsante fisico sul dispositivo, alla base del pulsante fisico del dispositivo, in modo da poterlo collegare a un pulsante della nostra serie civile e permettere l'attivazione e la disattivazione, oltre che dall'applicazione WeLink, anche dal pulsante fisico all'interno del nostro impianto elettrico. Ovviamente questa operazione andrà a limitare la garanzia, anzi credo che andrà totalmente a eliminare la garanzia di questo prodotto, ma visto il costo veramente basso di questo dispositivo, potremo procedere all'operazione per implementarlo nel nostro impianto elettrico senza cambiare il firmware al suo interno. Andiamo a vedere sul mio banco da lavoro come effettuare questa piccola operazione. Ecco qua il nostro dispositivo. Andremo a rimuovere la copertura esterna. Questi due qui, questo e questo, saranno i punti dove salderemo i fili per mettere in parallelo il nostro pulsante. Ecco qua che la saldatura è pronta. Andremo a rimontare il tutto. Ecco, andiamo a collegare una lampadina all'output del Sonoff, in modo da testare la nostra saldatura. Inserire fase e neutro che va alla nostra lampada. E andremo a prendere la nostra presa di corrente, la spina con i due fili collegati, non ha bisogno della terra in quanto è tutta componentistica a doppio isolamento. Andremo a collegarlo all'energia elettrica,
tutto è andato a buon fine. Toccando appunto i due fili insieme, la lampada si accenderà e si spegnerà. Come vedete, si è accesa e spenta. Sarà necessario solamente prendere un pulsante come questo qua e andare a collegare i due fili nei rispettivi fori, uno di qua e uno di qua. Ed ecco che il nostro pulsante è pronto. Se premeremo il pulsante, la lampada si illuminerà, e lo premeremo di nuovo, il nostro pulsante spegnerà il punto luce. Ovviamente ciò sarà possibile farlo anche dalla nostra applicazione. Bene amici, per questa guida è tutto e un saluto da Luigi Duchi. Spero di essere stato abbastanza chiaro. Come al solito sono a completa disposizione, sia io che Vincenzo, a rispondere alle vostre domande o ai vostri dubbi sul nostro blog, che ricordo essere all'indirizzo www.vincenzocaputo.com. Potete lasciare un commento appunto nell'articolo inerente al blog, oppure potete lasciare un commento sul nostro canale YouTube proprio sotto il video che state guardando. Per questa volta appunto è tutto, un saluto, alla prossima guida!